Però dobbiamo sapere come sono fatti i poliziotti. Voi lo sapete come sono vestiti i poliziotti? Che cos'hanno? Crotone, Palamidone, lunedì 12 marzo 2012. È in corso un progetto dedicato alla prima giornata di questo progetto alle scuole dell'infanzia di Crotone. In questo momento è presente presso il Palamidone la scuola, alcune classi della scuola dell'infanzia della Ernesto Codignola, ed è un progetto rivolto ai bambini, un progetto di educazione stradale. Ascoltate un attimo. Sono grigi e poi ci sono due strisce. Di che colore sono? Bravissima adesso. Perfetto. Quindi abbiamo capito come fa. La referente, insomma, la responsabile di Explora, perché il progetto è fatto dalla Polizia Stradale ma anche dalla Fondazione Ania, che sponsorizza il tutto, ha dato in gestione il progetto al Museo dei Bambini di Roma e Explora, che sono presenti qui a Crotone. È in tour in alcune città, in 6 città in questo mese di marzo del 2012, appunto per promuovere l'educazione stradale presso i bambini piccoli. Un progetto nato per quanto riguarda i bambini piccoli dell'infanzia lo scorso anno. Ma poi ci piace il campionato, ci piace. Allora Rocco Bernardo. E tu dove sei? Ti ho mandato il Casabonso. Ah, ciao. Noi lo speriamo, poi vedere. Due punti. Abbiamo lo scontro in casa, abbiamo lo scontro. Mi sa che Rocco Bernardo non lo dice. Non lo so. Sabato andiamo noi a Rocco Bernardo. Infatti, ci potete dare una mano. Mondo di Inquadrano, ancora non c'è il progetto. Speriamo. Dicevo dopo questo. Sì. Grazie. Dicevamo il progetto, una piccola interruzione, dicevamo il progetto si sta svolgendo qua, è il secondo anno vengono seguiti i bambini della scuola dell'infanzia, vedete, stanno costruendo delle macchinine della polizia. Mamma, come sono bravi questi bimbi. Ti do una mano. Piano, bravissimo. Tu sei? Lucia. Monta, adesso montala. Monta la macchinina. Bravissima, brava già, brava, brava. Questo è uno step, diciamo, ci sono 4 step, alcuni bambini sono lì, alcuni sono qui. Lezione proprio pratica di attraversamento delle strisce. Vediamo Clara come fare.
bravissima la bambina della Codignola, ha risposto in modo esatto a come si attraversano le strisce. E quindi, come avete potuto vedere nei vari momenti, alcuni bambini stanno svolgendo un'azione lì, c'è uno dei responsabili, degli animatori, che si è messo un cappello e stanno costruendo il poliziotto, quello che spiegava prima l'altra animatrice. Ah, ecco perché devono. Ecco. Stanno incollando, davvero. D'altra parte nessuno inventa nulla, quello che stiamo vedendo qui è svolto grazie anche a un programma predisposto dalla facoltà di psicologia dell'Università della Sapienza di Roma. Bravissimo, il viso è arrivato, ecco, sta aggiustando l'animatore a norma. E ci sono pure quelli di qua. Bravissimi, continuiamo. Fighe a le mani. Devono, è proprio una caccia al tesoro, perché devono trovare i pezzi in giro. Ebbene, abbiamo dato un'idea di come si sta svolgendo, vedete, nel Pala Milone di Crotone, oggi 12 marzo 2012, vedete come è attrezzato, una struttura itinerante che farà il giro anche di altre città, ha già fatto il giro di alcune, ne farà anche dopo Crotone. A Crotone le staranno anche nella giornata di domani, martedì 13 marzo, con altre sezioni, altre scuole dell'infanzia della provincia. E quindi da dopo domani in poi, da oggi per alcune, da domani per altre, circa 600 bambini della provincia di Crotone avranno appreso, avranno migliorato le loro nozioni sull'educazione stradale. Ad avercene di progetti di questo tipo, che sono sicuramente utili per i bambini, ma anche per le famiglie, perché mi spiegava poco fa la referente dell'Esplora, del Museo dei Bambini dell'Esplora, che poi i bambini saranno vigili verso i genitori affinché questi non compiano errori, diciamo, alla guida. Complimenti a tutti gli attori, i protagonisti di questo progetto, e speriamo che continui anche negli anni a venire per migliorare appunto l'educazione stradale fin dalla tenera età. Da Rosario Rizzuto è tutto, al prossimo video.